Dai primi accertamenti fatti sembrerebbe che alla base di questo grave incidente stradale ci sia il mancato rispetto del divieto di svolta a sinistra da parte del conducente della Citroen C1 che, uscendo dal parcheggio lato mare di fronte alla deviazione per Ronco San Baccio lungo la statale 16, avrebbe svoltato in direzione Fano. Erano le 14:20 quando in quell'istante preciso arrivava da Fano e diretto verso Pesaro, in sella alla sua moto di grossa cilindrata, una Kawasaki 650, un giovane di 22 anni originario di Urbania. L'urto, con la piccola utilitaria, condotta da un uomo di 33 anni di Colli al Metauro, è stato inevitabile. La moto ha impattato contro la fiancata, lato del conducente dell'auto, e ha sbalzato a terra il giovane centauro, che è rotolato sull'asfalto per alcuni metri, fermandosi contro il guardrail a bordo carreggiata. Il giovane, dotato di casco integrale e protezioni, nonostante la caduta è rimasto sempre cosciente in attesa dei soccorsi, che sono arrivati di lì a poco e che, vista la dinamica dell'incidente, hanno subito allertato Icaro 01, che è decollato da Ancona. Ed in pochi minuti, grazie all'abilità del comandante, è atterrato con precisione millimetrica nello spazio ristretto tra la nazionale e la linea ferroviaria, a pochi metri dall'infortunato motociclista, che è stato trasferito a Torrette di Ancona per sospette fratture multiple. Anche l'autista dell'autovettura è stato soccorso dai sanitari del 118 ed è stato portato al pronto soccorso di Fano per accertamenti, ma le sue condizioni non dovrebbero essere gravi. Sul posto due pattuglie con 6 unità della polizia locale di Fano per eseguire i rilievi e che hanno anche gestito contestualmente la complessa viabilità e limitato al minimo le ripercussioni sul traffico, chiudendo completamente la statale solo per il tempo necessario all'eliambulanza di atterrare, caricare a bordo il ferito e decollare verso Ancona. Anche una squadra dei vigili del fuoco proveniente da Pesaro è arrivata sul posto per mettere in sicurezza i mezzi incidentati.